ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Alle nostre spalle l'elicottero dei Vigili del Fuoco che con diversi lanci sta gettando acqua sulle fiamme che divampano nell'appezzamento di terreno situato nella contrada di Fosso dei Galli tra San Benedetto e Monte Prandone. Tra l'altro il rogo lambisce anche il vicino ippodromo, sono momenti concitati. Sul posto ci sono diversi mezzi dei Vigili del Fuoco oltre agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Benedetto del Tronto. L'allarme è scattato nel pomeriggio dopo le 15, 8 i mezzi dei Vigili del Fuoco che stanno operando in contrada San Donato per arginare le fiamme divampate in un campo di grano e in una zona di macchia mediterranea non distante dal centro ippico Le Palme. Particolarmente spaventati dal fuoco e dal rumore degli elicotteri, i cavalli sono stati messi in salvo così come gli altri animali presenti. Ora la situazione sembra essere tornata sotto controllo anche grazie alla vicinanza di un bacino artificiale che ha facilitato l'elicottero nei lanci d'acqua. I pompieri sono arrivati sul posto dal distaccamento di San Benedetto e dal comando provinciale di Ascoli Piceno, coadiuvati da due autobotti. Quanto all'origine dell'incendio, restano ancora ignote le cause del rogo su cui si sta indagando.